amici di Milan 1, come vedete siamo in compagnia di Cristina Cattaneo, per me è una grande amica. Ciao Cristina, una ciao, puntata Paolo. Diversa, non facciamo, facciamo una puntata alla notizia, perché? Perché c'è una novità, sei candidata al Senato. Sì, sì, ho preso questa decisione e devo dire il partito Giorgia Meloni, insomma, hanno avuto fiducia in me, io ne sono molto contenta. A me fa piacere perché comunque, a parte che ti conosco, poi una donna che fa questa scelta è una bella scelta e quindi onestamente a me pare facile fare questa intervista con te perché appunto conoscendoti e so che persona sei, adesso magari qualche cosa in più ci racconti perché comunque sei una... Passatemi il termine, però io so che sei una persona per bene, quindi alla fine della fiera, quando sento in giro che qualcuno dice no, ma adesso chissà se dovesse andare su la destra cambieranno la Costituzione, l'ho letto anche sui quotidiani oggi, che Letta ha questa paura, no? Che dice se dovesse andare su la destra cambieranno appunto la Costituzione, chissà cosa succede. Io associo le due cose e dico, conosco te, conosco e hai accettato questa candidatura, so per certo che questa cosa non può accadere. Vedi Paolo, il fatto che persone come me siano in lista significa qualcosa, perché chiunque conosce me, ma devo dire di più, conosce anche la mia famiglia, perché è importante, sai, sapere da dove vengono le persone. Sa benissimo che nella nostra famiglia e nella mia vita nulla può essere più lontano di un così terrore così di una destra fascista. Io sono una persona, posso dire tra virgolette, liberale, soprattutto guarda, ritengo che nella mia esperienza e nei miei studi di psicologia, dopo un periodo, quando uno sta male e va da uno psicologo, deve fare un lavoro, deve sciogliere, deve liberarsi di alcuni pesi che lo trattenevano, e questo è stato fatto nella nostra società anche a livello collettivo. Però dopo il solve deve venire il coagula, cioè deve venire la costruzione. Ecco, la mia personale e il mio personale coinvolgimento nasce dall'essermi resa conto, ma proprio anche attraverso lo studio di quello che è accaduto negli ultimi 30 anni, che la nostra società ha inseguito le cose più, il cambiamento per il cambiamento, e tante volte va bene. Per esempio l'emancipazione della donna, cavolo, è una cosa molto importante, noi siamo finalmente una forza nella società attiva, però nel contempo abbiamo anche perso di vista tanti valori fondamentali che ci sono in tutte le comunità, che servono a tutte le comunità. Questo è il motivo per il quale ho fatto questa scelta. Certo, vabbè, comunque adesso parliamo anche un po' di questa scelta politica, perché sempre il segretario del PD Letta dice però attenzione, non prego, tra l'altro è una bellissima libreria la tua. Ascolta, dicevo, il segretario Letta continua anche oltre a dire non andate a sprecare il voto verso i 5 Stelle, verso questo nuovo centro, che non si riesce a capire se è un centro, se è un centro verso sinistra, che è quello di Calenda, no? Questo terzo polo. Non so se la paura magari di perdere dei voti per loro, o comunque che questo centro nuovo possa prendere un'alta percentuale di voti e quindi possa cambiare un pochettino i meccanismi della politica. Tu come la vedi? Beh, mi hai fatto tante domande, partire dalla prima. Sì, la prima è la paura. La paura è una delle quattro emozioni fondamentali, poi ci sono altre emozioni, ma insomma la paura è proprio quel segnale emotivo che ci consente di sopravvivere. Molto spesso di fronte a un pericolo il nostro corpo reagisce prima che noi ci rendiamo conto, no? Arriva una cosa e noi ci spostiamo. Il nostro corpo è allertato per
per, è proprio la paura che ci aiuta moltissimo. In questo caso mi sembra che il segretario Letta non faccia altro che utilizzare la paura che tutti noi proviamo in questo momento, perché nessuno di noi si sottrae a questa emozione, perché siamo davvero in pericolo, e la rivolge verso, in questo caso, Giorgia Meloni. Oppure la rivolge, no? Viene rivolta contro la persona, è il solito discorso di dire guardo il dito o guardo la luna, se io indico qualcosa guardate il dito, no, il pericolo c'è, dovremmo essere molto uniti, molto veloci, molto responsabili, certo questo è richiesto in questo momento all'intero paese di essere molto uniti, molto forti, molto determinati, però lo spostamento della paura su una persona è ingiustificato, vuol dire che se non ci fosse quella persona noi non avremmo più pericoli, basterebbe dire quello. Immaginiamo che non ci sia Fratelli d'Italia, noi saremmo tranquilli in pace? E quindi la risposta ce la possiamo dare. Quanto, per quanto riguarda gli altri due ragionamenti, io credo che il PD si trovi di fronte a una reale questione nei confronti del 5 Stelle. Ieri ho visto dei sondaggi secondo cui i 5 Stelle hanno il 24% a sud e nelle isole, e quello è un voto determinato dal fatto che sono stati dati tanti fondi sotto forma di bonus, di reddito di cittadinanza, eccetera. Quindi è chiaro, qui la questione è sempre pensare a una famiglia. Sì. Se io ho pochi soldi e i miei figli hanno bisogno di qualcosa, io glieli do tutti, poi però arriva la fine del mese e io devo pagare magari l'affitto di casa, solamente che i soldi non li ho più. Allora è sempre facile dire che si danno dei soldi alle persone, cioè è sempre subito hai un riconoscimento, ma il problema è che la famiglia, la casa deve poterselo permettere, cioè noi certo. Dobbiamo dare il più possibile, certo, e nello stesso tempo c'è un problema che i 5 Stelle non si pongono di superare quello che tu puoi dare, perché poi fallisce l'intero paese, cioè non è che tu puoi fallire una parola che non riguarda, però non puoi dare più di quello che hai, questo non ti puoi indebitare oltre una certa misura, però certamente per un partito come il PD che dovrebbe difendere le persone più bisognose è una concorrenza tra virgolette a sinistra. Il problema di Calenda a mio avviso e di Renzi che ha messo come spesso fa il regista e poi scompare è diverso, perché questa legge elettorale che ora tutti criticano viene proprio da quella parte politica, e Renzi alcuni anni fa diceva di credere fortemente al bipolarismo. Sì. In questo momento ho l'impressione che Calenda cerchi di accreditarsi, dico Calenda perché appunto Renzi è dietro le quinte, verso un mondo che La parola centro dal punto di vista simbolico è fortissima, capisci? Noi veniamo, certo, è moderato, è dove c'è la normalità, è dove, insomma, è la vecchia democrazia cristiana. Quello che viene evocato è una forza che tiene insieme, come faceva insomma la Chiesa Cattolica, che tiene insieme diverse cose con una moderazione, diverse spinte, diverse forze, diversi istanti con una moderazione. Di fatto però ho l'impressione che il polo, questo famoso terzo polo, non sia un reale terzo polo, perché o si alleerà con il centrodestra, se raggiunge un certo numero di voti, o è pronto ad allearsi con il centrosinistra. Cioè mi sembra che sia un modo per essere sicuri di andare al governo e di cogliere i voti da parte di quelli che si spaventano della destra. Ma io mi riconosco in un partito conservatore, come in tutto il mondo, il bipolarismo è un partito progressista, un partito conservatore. Non, strategia che è emersa negli ultimi tempi serve a rendere più, a polarizzare maggiormente la scena politica e quindi
rendere, spostare più a destra il partito conservatore e più a sinistra l'altro, così, parte della sfera politica, insomma. Certo. Cristina, nella storia politica tante donne hanno ricoperto il posto come premier per uno stato, tante in Inghilterra, ad esempio la Thatcher ai tempi, adesso c'è una donna in Inghilterra e anche una vice premier è donna, ho visto l'investitura ieri. Nel caso Giorgia Meloni divenisse premier, secondo te come sarebbe una novità per l'Italia? Ma sai, io ho l'impressione che qua noi ci troviamo di fronte a un discorso vecchio. Una persona capace, una persona che studia, che si prepara, che da molti anni è all'opposizione, che ha fondato un partito, Meloni dirige un partito perché l'ha fondato. Potrebbe essere anche un uomo, ma è una donna. Ma questo, secondo me, non dovrebbe essere un oggetto di discussione. In secondo luogo, siccome si tratta di una donna giovane che è autrice della sua carriera politica, devo dire che è una donna che non si risparmia, che veramente fa un lavoro incredibile dal mio punto di vista, non dovrebbe essere... Non so, io vedo delle donne, delle politiche che dicono che sì, va bene, le donne devono avere, in politica si devono affermare, ma nel caso della Meloni il discorso non vale. Ma non ci voglio entrare in questo discorso. Noi abbiamo bisogno di un po' di normalità, secondo me, di un certo. un po' di rimettere delle fondamenta in un momento difficilissimo. Io sono convinta che poi la responsabilità di questo momento, intanto chiunque vinca sarà più responsabile, perché ci sono dei momenti in cui non ti puoi permettere di non esserlo, ma si ricorrerà alle migliori forze del paese. Cioè, ci sono momenti di difficoltà in cui bisogna fare fronte alle difficoltà. Il fatto che la Meloni sia una donna, secondo me, è secondario. Io ne sono felice, ne sono contenta, perché vuol dire che le donne, è una dimostrazione del cammino delle donne. Però sai, Paolo, che la storia è stata raccontata male, perché le donne hanno sempre avuto un ruolo in politica, magari un ruolo dietro le quinte, magari abbiamo avuto delle imperatrici, delle regine. Non è che le donne non c'erano. Abbiamo anche avuto una storia che ci ha raccontato che le donne non c'erano. C'era anche il detto, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Quindi le donne da qualche parte hanno segnato comunque la vita di tutti, no? Sì, quindi io, guarda, su questo devo dire, penso che dovremmo concentrarci sul nostro obiettivo. Sull'obiettivo, e io ti dico, la mia personale posizione è questa. Io mi sono resa conto, come psicologa, che c'è stato uno sfilacciamento della società, uno sfilacciamento delle istituzioni. Gli psicologi, gli psichiatri si rendono conto quando, per esempio, ci sono persone che soffrono, dei ragazzi che non vanno bene a scuola, che non studiano, che si comportano male, degli adulti che hanno perso la strada, che non sono stati rinforzati i legami familiari. Non dico la famiglia tradizionale, però l'uomo, l'individuo da solo si perde quando è in pericolo, quando è ammalato, chi è che lo aiuta? Uh-huh. E tra l'altro abbiamo espanso tanto negli anni 70-80 il welfare. Ma adesso tu vai in ospedale e dopo 3 giorni ti mandano fuori, poi ti dicono venga per le visite, ma qualcuno ti deve accompagnare, vada a comprare le medicine, ma qualcuno te le deve prendere. E noi siamo tutti dispersi, cioè la forza di un paese è anche nel persistere di legami forti, per cui io magari rinuncio di andare alla partita e do una mano a mio cugino che non sta bene, e viceversa. Cioè abbiamo bisogno di ridare forza a questi elementi
che sono gli elementi coesivi di una società, non hanno niente né di pericoloso, non, certo. di, non hanno nulla a che vedere con un pericolo dittatoriale, no, abbiamo bisogno di dare valore ai rapporti, alle istituzioni forti. Certo. Senti, adesso qui c'è anche la questione guerra-energia, quindi si dice quest'anno meno docce, abbassiamo il riscaldamento, sarà 19 gradi, si accende 10 giorni dopo, si spegne 10 giorni prima. Adesso ho sentito anche spegnete i televisori dal stand-by perché consumano, cioè sono comunque delle cose che non avremmo voluto sentire, ma non vorremmo neanche sentire morti e guerre, penso, almeno io personalmente sono contro la guerra e quindi dico spero che finisca anche presto, perché trovo che nel 2022 soprattutto in Europa una guerra non dovrebbe neanche minimamente essere nei pensieri degli stati. Io non so cosa ne pensi tu. Sai, questo è un tema molto complesso che riguarda tutto il mondo, riguarda proprio il livello geopolitico e vi è anche una storia molto lunga. Credo che la situazione in cui ci troviamo, io sto cercando, anche prima di dire delle sciocchezze, di documentarmi, di leggere vari libri di autori importanti anche che hanno diverse visioni, e la cosa che salta all'occhio è che l'Europa è proprio la debolezza dell'Europa, come è stata costruita, e in questa situazione certo c'è un'Europa debole, abbiamo basata su trattati più economici e non riesce a esprimere una forza e un'identità. Poi gli altri elementi che ne derivano da questa situazione sono complicati, ma soprattutto, vedi, noi da un lato dobbiamo sì affrontare l'emergenza del momento, però io sono un po' desolata quando mi accorgo che il dato dell'oggi ti viene proposto in TV continuamente in modo ossessivo da tutte le televisioni e si parla solo dell'oggi. Ma poi bisogna anche guardare dove si va, cioè bisogna cercare di avere una strategia a lungo termine in una situazione difficilissima, perché per esempio io lascio solo una, leggevo ieri che l'India sta crescendo del 12-13%, quindi c'è un cambiamento in atto molto, molto grosso e noi dobbiamo capire, dobbiamo cercare anche proprio l'intuizione di capire come muoverci. Invece ecco, questa è l'impressione che manchi un po', proprio la strategia a lungo termine e anche un senso, ma come nelle famiglie, cercare quell'equilibrio di non dire la parola di troppo, di mantenersi un'equa distanza, perché poi scoppiano situazioni che non si sa da che parte finiscono. Certo. Cristina? È stato un piacere questa prima chiacchierata così, diciamo, al di fuori della cura di sé, il nostro contenitore che facciamo insieme. Io ti ho cercato anche per fare queste quattro chiacchiere come la notizia. Ovviamente noi ci sentiamo presto, ci vediamo presto, perché intanto ci tieni informata su quello che stai facendo per la campagna elettorale e se ci sono anche novità, però sentiamoci anche per dare qualche consiglio ai nostri amici di Milano 1. Senz'altro. Ok, allora ti auguro buona giornata e ci sentiamo alla prossima. Alla prossima. Grazie.